Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi leggo il 21° capitolo del Piccolo Principe. Buon ascolto! Fu proprio allora che comparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose educatamente il Piccolo Principe, che si girò senza però scorgere nessuno. Sono qui, disse la voce. Sotto il melo. Chi sei? Chiese il Piccolo Principe. Sei molto bella. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il Piccolo Principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, rispose la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusami, fece il Piccolo Principe. Ma dopo averci riflettuto su, aggiunse. Che cosa significa addomesticare? Tu non sei di qui, disse la volpe. Cosa stai cercando? Cerco gli uomini, rispose il Piccolo Principe. Che cosa significa addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno i fucili e vanno a caccia. Questo è molto irritante. Allevano anche i polli. È il loro unico interesse. Cerchi i polli? No, disse il Piccolo Principe. Cerco degli amici. Che cosa significa addomesticare? È una cosa che è stata purtroppo dimenticata, rispose la volpe. Significa creare dei legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe. Per me tu non sei che un ragazzino uguale a 100.000 altri ragazzini. Non ho bisogno di te e neanche tu hai bisogno di me. Per te non sono che una volpe qualsiasi uguale a 100.000 altre. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, io sarò per te unica al mondo. Inizio a capire, disse il Piccolo Principe. C'è un fiore, credo mi abbia addomesticato. È possibile, disse la volpe. Sulla terra se ne vedono di tutti i colori. Oh no, non è sulla terra, disse il Piccolo Principe. La volpe sembrava molto incuriosita. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono cacciatori su questo pianeta? No. Questo è interessante. E ci sono polli? No. Niente è perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe tornò alla sua idea. La mia vita è monotona. Vado a caccia di polli, gli uomini cacciano me. Tutti i polli si somigliano e tutti gli uomini si somigliano, dunque mi annoio un po'. Ma se tu mi addomestichi, nella mia vita ci sarà un sole. Riconoscerò un rumore di passi che sarà differente da qualsiasi altro. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra, il tuo mi chiamerà fuori dalla tana, come una musica. E poi, guarda, vedi laggiù i campi di grano? Io non mangio pane, il grano non mi serve. I campi di grano non mi dicono nulla, e questo è triste. Ma tu hai i capelli dorati. Allora sarà bellissimo quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà venire in mente te e adorerò il rumore del vento tra le spighe. La volpe tacque e guardò a lungo il Piccolo Principe. Per favore, addomesticami, gli disse. Volentieri, rispose il Piccolo Principe. Ma non ho molto tempo, ho amici da conoscere e molte cose da imparare. Si conoscono solo le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano delle cose pronte all'uso dai negozianti. Ma siccome non ci sono negozianti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomestica me. Cosa bisogna fare? Domandò il Piccolo Principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In un primo tempo ti siederai sull'erba, un po' distante da me. Io ti seguirò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Ma ogni volta potrai sederti un po' più vicino. Il Piccolo Principe ritornò il giorno successivo. Sarebbe meglio tornare sempre alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, alle 4 del pomeriggio, dalle 3 io già comincerò ad essere felice.
Più si avvicinerà il momento, più mi sentirò felice. Alle 4 comincerò ad agitarmi e sarò in apprensione. Scoprirò allora qual è il prezzo della felicità. Ma se tu vieni in un momento qualsiasi, non saprò mai quando preparare il mio cuore. C'è bisogno di riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa purtroppo dimenticata, rispose la volpe. È ciò che fa di un giorno differente dagli altri. Una certa ora, un'ora differente dalle altre. C'è un rito, per esempio, presso i cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Per questo il giovedì è un giorno fantastico. Io mi spingo fino al limite della vigna. Se i cacciatori ballassero un giorno qualunque, tutti i giorni sarebbero uguali e io non avrei mai vacanze. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando si avvicinò l'ora di separarsi, «Ah!» disse la volpe. «Piangerò!» «È colpa tua!» disse il piccolo principe. «Io non volevo farti del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi!» «Certo!» rispose la volpe. «Ma piangerai!» osservò il piccolo principe. «Certo!» disse la volpe. «Allora non ci guadagni niente!» «Ci guadagno!» rispose la volpe. «Il colore del grano!» Poi aggiunse: «Torna al roseto. Capirai quanto la tua rosa sia unica al mondo. Quando ripasserai per dirmi addio, ti regalerò un segreto.» Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. «Voi non siete affatto simili alla mia rosa. Non siete ancora nulla», disse. «Non vi hanno addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Siete nello stato in cui era la mia volpe. Non era che una volpe qualsiasi, uguale a 100.000 altre volpi. Ma me la sono fatta amica e ora è unica al mondo.» Le rose erano molto imbarazzate. «Siete belle ma vuote», aggiunse. «Non si può morire per voi. Di certo un passante qualsiasi penserebbe che voi siete simili. Ma lei sola è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiato, perché è lei che ho protetto con un paravento, perché è lei che ho liberato dai bruchi, salvo i due o tre che ho tenuto per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è lei la mia rosa.» E ritornò dalla volpe. «Addio», disse. «Addio», disse la volpe. «Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.» «L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe per tenerlo a mente. «È il tempo che hai speso per la tua rosa che l'ha resa così importante.» «È il tempo che ho speso per la mia rosa», fece il piccolo principe per tenerlo a mente. «Gli uomini hanno dimenticato questa verità», disse la volpe, «ma tu non devi dimenticarla. Si diventa per sempre responsabili di ciò che si addomestica. Tu sei responsabile della tua rosa.» «Io sono responsabile della mia rosa», ripeté il piccolo principe per essere certo di ricordarsene.